professore, nei giorni scorsi nel centro di Schio sono apparsi ovunque dei volantini formato etichetta, appiccicati con nastro adesivo sui muri, colonne e vetrine riportanti un codice QR che rinvia ad un video girato a Schio in palte nel parcheggio sotterraneo di Piazza Falcone a Borsellino e nel parcheggio ex PAM da un gruppo musicale verosimilmente trap composto prevalentemente da giovani di origine straniera. Che i volantini di qui sopra, fissati senza autorizzazione, rappresentano affissione abusiva, non autorizzata, punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, che indipendentemente dai gusti musicali, attraverso la registrazione e la divulgazione dei video in questione, diffusi sulla piattaforma YouTube, appare evidente l'incitamento alla violenza, all'uso della droga e delle armi. Armi come pistole, coltelli a serramanico e macete, apparentemente in acciaio. Nonché l'esaltazione ad uno stile di vita psicotico, incentrato in modo ossessivo sull'ostentazione del lusso e della ricchezza, sforando molto spesso nella volgarità e nel sessismo. Atteso che il genere musicale suscitato nasce negli Stati Uniti, in particolare negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti e della dipendenza delle droghe, e vedi le trap house, sarebbero in sostanza delle case di spaccio e trapping, in slang spacciare. E si basa particolarmente sulla mortificazione delle istituzioni e all'uso della violenza, che la trap nasce per raccontare la vita di chi cresce in ghetti disagiati e che per vivere si dà lo spaccio di droga senza uscirne, che in tal senso è recente l'arresto in Italia di alcuni esponenti musicali trap per spaccio di droga e rissa, che il contenuto diseducativo del video non sembra affatto trasmettere agli ascoltatori una fotografia del disagio giovanile contemporaneo, rappresenta piuttosto una visione distorta della realtà sociale, un'incitazione alla trasgressione come reazione alle istituzioni facilmente emulabili dai giovani, trovando terreno fertile e creando in loro un vuoto ancora più grande con conseguenze del poco pericolose. Tutto ciò premesso, chiedo di sapere se l'amministrazione è o meno a conoscenza dei fatti esposti nella presente interrogazione, se l'amministrazione ritiene opportuno informare le autorità competenti di polizia in modo da verificare se si tratta di presenze conosciute e o residenti a Schio o nei comuni limitrofi, se l'amministrazione intende o meno approfondire il fenomeno dal punto di vista sociale ed eventualmente come pensa di intervenire in merito. Allora, solo due parole perché visto che non ho la possibilità di replicare, intanto per spiegare un attimo il senso dell'interrogazione. Ora, quando si tratta di fare processi sommari, processi preventivi, no? A un genere musicale o comunque a una moda che insomma sta andando per la maggiore ultimamente anche negli ultimi anni, anche qua in Italia, e che riguarda le fasce più giovani della nostra società. Io però mi sono andato a leggermi la relazione di Transcrimine, che è un centro di ricerca universitario di tre università italiane, le quali hanno una costruzione, una lettura del fenomeno delle cosiddette baby gang, di cui purtroppo siamo venuti a conoscenza anche nella nostra città, anche nel Vicentino negli ultimi anni. Realtà, insomma, che sono esplose in varie parti d'Italia e che hanno segnalato che esiste un problema, sono in una fascia giovanile. Fenomeno, una fotografia fatta da questo centro interuniversitario che ha disegnato tre fasce in Italia di questo fenomeno. Sud, parliamo soprattutto di ragazzi minori italiani che sono appartenenti a queste gang collegate a organizzazioni criminali, mafiose, camorristiche, eccetera. Al nord, invece, in particolar modo, questo tipo di organizzazioni sono per lo più composte da cittadini stranieri o hanno come capi, come rappresentanti, cittadini stranieri. Allora, qui non si tratta, come dicevo prima, di fare processi alle intenzioni o processi sommari, ma si tratta appunto di individuare un fenomeno che comunque anche nella nostra città purtroppo abbiamo visto anche nel recente passato. Non si tratta di mettere in cattiva luce ovviamente la città di Schio, perché non è questo lo scopo, si tratta di capire se questo tipo di fenomeni sono controllati e monitorati, perché devo dire che quando sono stati affissi questo tipo di volantini, io stesso ho ricevuto anche più di qualche segnalazione di nostri concittadini, di mamme in particolar modo preoccupate, insomma, che vedendo questo video girato nella nostra città, insomma, un certo allarme, una certa preoccupazione
insomma, è serpeggiata tra alcuni dei nostri concittadini. Lo dico anche perché noi non vogliamo mettere in cattiva luce, perché come aveva risposto anche l'assessore ai servizi sociali, esistono in città moltissimi giovani, grazie a Dio, tantissimi, sono per fortuna la maggioranza, fanno musica, cultura, arte in maniera sana, positiva e virtuosa. Però magari qualcosa può anche sfuggire all'amministrazione. Lo scopo è appunto di aiutarvi a, eventualmente se vi sfugge, aiutarvi a focalizzare eventualmente un problema. Se è un problema, questo adesso lo vedremo. Perché come sappiamo bene, se c'è una cesta di pomi sane, basta una mela malcia per rovinare tutto quanto il cesto. È il compito vostro, in particolar modo nostro, è quello di togliere la mela malcia per far sì che tutto il resto non malcisca. Ecco, questo era un po' lo scopo, il senso dell'interrogazione. Aggiungo, tanto anche per correttezza, che oggi pomeriggio ho ricevuto un messaggio da parte di uno di questi ragazzi, il quale mi ha pregato, insomma, mi ha voluto raccontare, insomma, lo scopo di quel video, rassicurando il fatto che si tratta esclusivamente di finzione. Allora, va benissimo, resta il fatto che girare per la città con maceti, anche per girare video di finzione, insomma, non è che sia molto, molto bello, insomma, no? Per di più, comunque sia, io gli ho risposto, abbiamo avuto uno scambio di opinioni con questo ragazzo, il contenuto della canzone comunque sia è particolarmente preoccupante, perché i toni sono disgiudicativi, non sono toni di dire viviamo un disagio sociale, vogliamo uscire, e vado alla conclusione, vogliamo uscire da questo disagio. In realtà sembrerebbe, appunto, da quello che si è capito, insomma, un'istigazione alla violenza, un'istigazione all'utilizzo, insomma, di armi e a uno stile di vita criminoso, e su questo, insomma, c'è da riflettere, secondo noi. Invito il sindaco a rispondere in merito, grazie. Sì, in parte nella fase conclusiva il consigliere ha già dato una risposta alla cosa. Allora, mandando per ordine, l'amministrazione comunale era stata informata e aveva attivato immediatamente l'autorità da questo punto di vista. Non abbiamo dato pubblicità, perché uno dei fini principali di realizzare questi video è quello, appunto, di farci pubblicità. E portarlo alla ribalta vuol dire aiutarli a farci pubblicità. E dico questo perché non voglio entrare nel modus operandi, insomma, di nessuno, ognuno agisce come preferisce. Una situazione simile l'avevamo affrontata ancora l'anno scorso con un altro video, non siamo andati sui giornali, c'era una particolarità che c'era una produzione, quindi c'era un nome, siamo intervenuti, abbiamo richiamato e abbiamo fatto chiarezza, questo anche con il sostegno di alcune famiglie. In questo caso ovviamente la cosa è più difficile, ci sono delle maschere, quindi è stata allertata l'autorità che sappiamo era già attiva, tra l'altro adesso abbiamo anche del personale che arriva, che opera in nostra città, che arriva proprio anche dalle parti più investigative dell'arma, che si è presa in carico direttamente la situazione. E quindi do risposta anche la risposta anche al secondo quesito. Questi casi sono sempre approfonditi, come è stato fatto. In molti casi, appunto, sono nel caso emerso qualche tempo fa, era emersa non nessun'altra finalità se non avere dei like su YouTube,
Comunque sono stati fatti degli approfondimenti, come nel momento in cui ci saranno eventualmente segnalate anche i nominativi, diciamo, delle persone, quindi segnalati eventualmente al sociale, saranno fatti gli approfondimenti del caso per quanto riguarda l'operatività che può fare l'amministrazione comunale, quindi dal punto di vista sociale. Noi, se ci sono delle questioni, come su tutte le questioni di disagio manifestate in vari modi, le si affronta utilizzando tutti gli strumenti che sono a disposizione e che anche ultimamente hanno avuto un'implementazione con un nuovo servizio di psicologia per gli adolescenti che ha iniziato a lavorare alla Casa della Salute. Quindi strumenti ne abbiamo. Non abbiamo ad oggi notizie in merito a quelli che possono essere i referenti o comunque i protagonisti. Se il consigliere ne ha conoscenza, credo che sia anche tenuto a segnalare il numero all'autorità in modo che possa fare a sua volta gli approfondimenti del caso, proprio perché tutto questo contesto, diciamo, deve essere monitorato. La città è pronta e strutturata per far fronte a varie esigenze che possono essere di microcriminalità, che possono essere di atti più o di fenomeni diversi, anche di incitazione da questo punto di vista. È stato dimostrato che la cosa più importante per avere la possibilità di un intervento immediato è proprio quella della segnalazione nel più breve tempo possibile. Questo aiuta tutti, non solo l'amministrazione comunale che di fatto svolge le proprie competenze, ma dà mandato alle autorità preposte, quindi in caso direttamente alla polizia locale o ai carabinieri che sono titolati sull'ordine pubblico, e eventualmente mettendo nelle disponibilità anche quelli che sono i filmati della videosorveglianza, che sappiamo tutti, lo ribadiamo e quindi cogliamo anche l'occasione per ribadirlo, hanno una durata di detenzione, cioè noi possiamo tenere i filmati per una settimana, dopo li dobbiamo cancellare, questo per la norma sulla privacy. È per questo che appunto le segnalazioni di tutto ciò che avviene nel contesto, che possono destare dubbi, sospetti e quant'altro, devono essere segnalati in maniera immediata, perché come riferiva anche il capitano dei carabinieri nell'incontro pubblico che si è tenuto la settimana scorsa, organizzato dal Consiglio di Quartiere Centro, è fondamentale, la notizia è fondamentale, perché nulla viene preso, diciamo, sotto gamba, ma tutti i fenomeni e tutte le segnalazioni vengono inserite e vengono lavorate, non solo per il fatto in se stesso, ma anche nel contesto più generale. È chiaro che quando si parla di o si inneggia l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alla violenza, non è una cosa di secondo piano, al di là della finalità che uno possa avere. In questo caso quello che è sembrato emergere immediatamente è una ricerca di pubblicità, il fatto di aver appiccicato con del nastro il solo QR code per rinviare, diciamo, al video, traccia una chiara linea di azione. Non lo dico io, mi sono confrontato, nel senso, anche con l'autorità, perché dopo ognuno, diciamo, ha le proprie professionalità ed è giusto che siano le persone preparate a seguire questi casi. Noi teniamo monitorato la situazione, siamo pronti, come con tutti i servizi che ci sono, a intervenire in qualsiasi caso, quello che può essere la denuncia, che può partire d'ufficio, quello che può essere invece la presa in carico di eventuali disagi, perché come si dice spesso e come ha dichiarato bene anche il comandante Scarpellini in un'intervista che è stata pubblicata qualche giorno fa su un organo di stampa, ci sono dei cicli di esuberanza, chiamiamola così, a volte sono sfogate anche in violenza, applicando quelle che sono le norme che abbiamo a disposizione, e chiudo subito, prego. Siamo riusciti a frenare anche quella che era stata un'escalation nel passato,
altri hanno ripreso vita normale, ciclicamente c'è qualcosa che succede, però appunto l'esperienza aiuta anche a poterla prendere in carico per quello che è. Chiedo al consigliere Cioni se si ritiene soddisfatto. Sì, grazie, solo un inciso in risposta al sindaco. È vero che si fa pubblicità, però la differenza dei casi che ha citato lei, proprio i centinaia di piccoli volantini che sono stati affissi in giro per la città avevano già comunque posto l'attenzione anche degli organi di stampa, quindi insomma la notizia comunque già c'era, stava già perché era uscita sui social, eccetera, per cui poi abbiamo fatto il resto. Grazie.